Un saluto a tutti, gli amici di Tutti Sint e anche alle amiche di Tutti Sint. Ciao. Niente, oggi parliamo di Micro Freak di Arturia. Nello specifico voglio parlare del sequencer, che mi sembra una delle cose più interessanti della macchina. Ovviamente anche vabbè, l'oscillatore è tanta roba. Comunque sequencer gli hanno messo dentro della bella, insomma, un bel po' di roba. Non è solo un semplice sequencer, ma può essere usato anche come unità aggiuntiva di modulazione assieme all'LFO, all'inviluppo ciclico e alla matrice di modulazione, che insomma in tutto tanta possibilità di scolpire il suono. Dunque, ho selezionato una patch vuota. Nella patch vuota, nelle prese o prese come lo volete chiamare, mi trovo la prima categoria, insomma, il primo tipo di oscillatore che ho a disposizione nella lista delle scelte di generazione del timbro, e la prima è la Basic Waves, così la chiamano. Praticamente la Basic Waves ha un'onda quadra. Posso scegliere di passare da una quadra a una saw potente di sega. Sentite? Un mix delle due, un po' quadra, un po' dente di sega, oppure solo dente di sega. Facciamo metà. E gli mettiamo anche un po' di suboscillatore, che dovrebbe essere una triangolare alla fine, il suboscillatore, o una sin forse, vabbè, comunque suboscillatore. Gli diamo un po' di chiusura del filtro, un po' di resonance, un po' di sviluppo. Bene, giusto un suono per poter poi dopo registrare la sequenza. Per il sequencer abbiamo questo tastino ARP Sequencer, che mi permette di selezionare i due modi a disposizione, cioè arpeggiatore o sequencer. Con una pressione il tastino si illumina di viola chiaro e mi fa vedere l'arpeggiatore, però non interessa il sequencer, quindi per selezionare il sequencer premo Shift Sequencer. Adesso ho il tastino illuminato di blu e posso registrare la mia sequenza. Il sequencer registra sequenze da 1 a un massimo di 64 step. Posso scegliere io quanto deve durare la sequenza anche uno step alla volta. Quindi, se voglio una sequenza di 27 step, posso scegliere di selezionare la sequenza che duri 27 step. Però in questo caso a noi interessa comunque giusto registrare una sequenza insomma, semplice, e quindi selezioniamo 16 step. Il sequencer memorizza le note in tempo reale e in step. Quindi possiamo far partire in tempo reale, registriamo quello che suoniamo e lui continua a farmi sentire il playback della sequenza, e io posso inserire note, insomma, posso fare cose. Mentre nel
nella modalità step inserisco le note una alla volta e il sequencer va avanti di uno step ogni volta che io premo un tasto, oppure inserisco una pausa, oppure inserisco una legatura. Bene, adesso cominciamo a registrare insomma, nel modo più quello forse più usato, che è l'inserimento della sequenza a step. Per fare questo, apro la registrazione in step premendo questo tastino, e qui il display mi fa vedere che la sequenza dura 16 step e mi trovo sullo step 1. Ovviamente non ho ancora cominciato a registrare e parto dallo step 1. Quindi cominciamo a registrare. Abbiamo registrato una sequenza di 16 step. Ho inserito, come avete visto, delle pause tra una nota e l'altra e anche una legatura. Per ascoltare la sequenza, premiamo play. Dunque, in questo modo, se io faccio suonare la sequenza, non ho la possibilità di cambiare la tonalità della sequenza stessa agendo sulla tastiera, perché il play del sequencer è una sorta di hold, come se io tenessi sempre premuto su quella tonalità, che poi è quella in cui io ho registrato. Invece, per cambiare la tonalità, spengo il playback della sequenza e triggero lo start e stop della sequenza tramite la tastiera. In questo modo proviamo a inserire delle modulazioni, registrare delle modulazioni sopra la sequenza che non sono altro che i movimenti che io faccio sui potenziometri della macchina. E siccome la macchina comunque trasmette i control change per ogni controllo del pannello, questi control change vengono registrati. Anche possono essere registrati anche in quattro slot di modulazione collegati al sequencer. Quindi io ho quattro possibilità di inserire dei dati, dei control change da abbinare alla sequenza. In questo modo la sequenza non suonerà solo note e lunghezza di note, ma suonerà la sequenza di note e lunghezza di note più le quattro modulazioni che io poi decido di registrare e cosa registrare. Bene, allora proviamo. Mettiamo in playback. La resonance. Adesso voglio modificare l'amount del filtro. Ecco, ho aggiunto anche l'amount del filtro. Ora voglio
aumentare il tempo di decay dell'inviluppo. Registro, seleziono. Ecco, quindi praticamente adesso qui avevo ancora uno slot libero, potevo scegliere di insomma, registrare altre cose, però insomma, come si vede, il sistema funziona molto bene e dà la possibilità insomma, di creare delle sequenze un po', insomma, un po' più ricche del solito nota e gate. Un po' come insomma, il sistema messo sul Beatstep Pro o sul Mini Brew 2S nel sequencer. Posso comunque aumentare anche lo swing, inserire anche uno swing sulla sequenza, quindi se io adesso faccio partire, premendo shift, ruotando, velocità BPM, ecco, quindi insomma il sequencer è una bella caratteristica di questa macchina, completo, insomma fa più cose di un sequencer classico e ha poi la possibilità comunque, adesso io sto lavorando in modalità monofonica, però la macchina è parafonica a quattro voci, quindi io sempre nel sequencer posso registrare anche, se voglio, delle sequenze di accordi. Adesso proviamo, siccome poi il sequencer ha due pattern per sequenza, quindi questo è il pattern A, seleziono il pattern B, ovviamente il pattern B è vuoto e non suona nulla, seleziono la modalità parafonico. Registro una sequenza polifonica, sempre in modalità step, oppure no, stavolta scegliamo la modalità real time. Ovviamente lui si mette in attesa che io suoni. Ovviamente anche qua vale la stessa cosa di inserimento delle modulazioni tramite l'octave modulation, che è questo tastino qua. Io mando il playback, mando in registrazione, seleziono uno slot un altro slot, ecco, vedete, quindi sequenza registra
parafonico o polifonico comunque, perché registra più eventi nello stesso step, oppure monofonico, ho la possibilità di inserire quattro modulazioni registrabili toccando qualsiasi controllo. In più, vabbè, poi avrò anche la matrice di modulazione che mi permette di, oltre alle quattro modulazioni inserite e registrate in tempo reale, di dare delle modulazioni ulteriori in maniera ciclica. Poi parleremo anche della matrice di modulazione. Comunque, per il momento, sequencer è questo. Molto bene. Ciao.